Prendo il par giusto o no? Sì. Dipende di come si contrane se il quartiere è perfettino, sì. Scusa, ma tu una cosa, anche se la voce non è grande, commenta un po'. Così, come sta trasmettendo? Poi senti anche Luca, ti mando qualcuno su intervisti, no? Fatti dal microfono, siccome è collegato, almeno c'è un po'. Non è sempre. Sei più bravo te a intervistare, però... Ma lui te l'ha aggiornato un po'? No, dico... No, ma io voglio un po' seguire facendo. Non voglio ci sono problemi. Devo fare il vicino del panorama. Microfono? Qua? Però non andare sui film. Stai lontano dai film. Ma siamo già in diretta, allora. Sì, certo. Basta, schiaccia il pulsantino, te lo schiaccio io, se no. Fatto. È schiacciato? Puoi anche inquadrarlo, ti presento? No, vedi. Devo schiacciare questo? Sì, quello lì. Eccolo. Prova, 1, 2, 3, prova. Tu adesso dove stai inquadrando? Tutta la sì, piazza. C'è tutta la gente. Cioè, se io vado là, sì. Non c'è problema. Devo star qua perché ho il cavo, no? Se c'è inquadrato, ti dico una cosa. Come state in diretta? Parlate seriamente. State in diretta, state. Sempre rappresentato. Sta diventando. Aspetta. Sì, vai tranquillo. Facciamo qualche domanda a Gianni Rolando, che è della direzione regionale del Partito Democratico. E una piccola battaglia l'avete vinta, siete riusciti ad arrivare alle primarie? Beh, le primarie già erano state deliberate il 18 di ottobre. Sarebbe stato incomprensibile da tutti gli iscritti, da tutti i cittadini del Veneto, fare una retromarcia, quindi benissimo che è stato confermato da tutta la direzione praticamente all'unanimità, un solo voto contrario, 3 astenuti, e quindi bene, e quindi adesso però bisogna lavorare per la massima partecipazione, la parola chiave è partecipazione, quindi tutto il partito deve essere mobilitato per a ottenere un obiettivo di fortissima partecipazione, così che la sovranità e il potere di decidere della candidatura sia finalmente attribuita al popolo, e dopo 20 anni di sconfitte probabilmente il centro-sinistra potrà giocarsela per vincere. Ecco, però prima c'è il problema delle candidature, per fare le primarie ci vogliono almeno un paio, 3 sì. Candidature. Un paio ci sono già, no, la Simonetta Rubinato. Già arrivare le firme però prima. Sì, ma insomma, non c'è dubbio da questo punto di vista, insomma 4.000 firme si trovano, si raggiungono, quindi ci sono già 2 candidature certe. Ce n'è un'altra che è quella del senatore Santini, che ieri ha dichiarato che ci sta ragionando, ci sta pensando. Potrebbero venire anche altre candidature, la stessa area Civati sta valutando in queste ore, in questi giorni, e quindi insomma benissimo. Naturalmente bisogna molto lavorare, molto faticare con umiltà, perché il nostro avversario si chiama Zaia Luca,
e quindi la destra e la Lega che hanno fatto un fallimento totale finora. Okay. Stretta di mano anche. Siamo con l'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, e adesso è europarlamentare, ha preso anche lui parecchie preferenze come la Moretti alle ultime elezioni. E come la vede questa candidatura della Moretti e questa notizia delle primarie, insomma, che saranno certe, che della decisione? Ma sono entrambe due buone notizie, perché non è possibile non fare le primarie nel Partito Democratico, è uno degli strumenti attraverso cui i nostri candidati si affermano. E quindi io sono molto favorevole al fatto di farle. Secondo motivo, sono convinto che il candidato Alessandra Moretti è il miglior candidato che potevamo mettere in campo. È una donna molto in gamba, giovane, ed è in grado di contrastare l'attuale presidente Luca Zaia, che per 5 anni non ha fatto nulla, una delle cose più impressionanti che mi sia mai capitato di vedere. Ecco, adesso però ci saranno anche delle altre candidature oltre a Moretti per fare le primarie. Lei sostiene Moretti, è già deciso, o pensa che ci saranno anche sorprese a livello di primarie? No, io sostengo, perché abbia già deciso, dimostra il fatto che sono qua, ma ho già deciso come, ho deciso da tempo, ma ho la convinzione che la Moretti ce la farà, è bene che ci sia un confronto, è arricchente, poi la Moretti recupererà come candidata tutte le posizioni che si sono espresse durante il confronto delle primarie e quindi rappresenterà un punto di vista unitario del Partito Democratico e degli alleati. Ecco, lei non aveva mai pensato di candidarsi o c'è stato un pensierino? No, assolutamente no, non ho mai pensato di candidarmi, perché ritengo che il mio tempo di amministratore si sia concluso. Ho fatto tantissimi anni il sindaco, mi è capitata anche una bella esperienza di ministro e sono molto soddisfatto delle cose che mi sono capitate e che ho potuto fare. Adesso ho un ruolo nel Parlamento europeo e voglio svolgerlo bene fino in fondo. Ok, grazie. Non mi ricordo più la sigla. Diciamo anche i vicentini siamo a posto, dai. Ho scoperto che c'è il PCL. Ah, è scemo. Il presidente è meglio che siamo tutti in diretta. Il presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, so. Tu sai che sono. Esatto. Quindi è in qualità come presidente regionale, oggi qui, come presidente regionale. Ecco, saluta. Ammazziamo i giudici, non si può. Andate verso il video, verso il video. No, scusa, c'è intervista, vai. O non lo fai o lo fai? Ecco qua, sono qua, pronto, vai. E quindi oggi è qui Angelo Guzzo come Partito Democratico per sostenere Moretti, la candidatura di Moretti? Come presidente dell'Assemblea regionale del partito, come vicentino e come cittadino che ha stimato il lavoro fatto da Alessandra in questi anni e che sicuramente da presidente della giunta regionale saprebbe farlo alla grande. E adesso il discorso delle primarie, che sono state deciso di fare le primarie, come la vede questa decisione, questa scelta? Sarà un'opportunità per parlare di più con i veneti, con i sostenitori del Partito Democratico e per lanciare al meglio la nostra candidata verso la vittoria della primavera. Ecco, per Vicenza invece è una grande, sembra oggi è venuto qui tutto il Veneto. Prima è sempre stato l'asse, si dice Padova, Venezia, così, adesso invece finalmente Vicenza. Contenti che l'asse sia Vicenza-Verona, insomma, no, ma no, Vicenza è baricentrica nel Veneto e si è recuperato un po' di spazio, di significato, grazie alla buona amministrazione, grazie alla cultura e alle vittorie alla cultura politica e alle vittorie di Achille Variati, no? Attorno a questo si è costruita una classe dirigente, un progetto per il futuro. Ok, grazie. Presidente, siamo col presidente del Consiglio Comunale, Formisano, e oggi è qui per sostenere Moretti, allora. Beh, da Presidente del Consiglio dovrei essere assolutamente super partes, ma tutti sanno benissimo che anch'io faccio comunque parte di un
di una parte politica e quindi devo in qualche modo dichiararmi almeno in certe situazioni. E in questo caso credo che l'Alessandra Moretti sia un'ottima candidata, sia una persona che sicuramente ha avuto nell'ultimo periodo grandi consensi per la sua azione politica, per il suo modo di porsi, per il suo, la sua freschezza, e quindi credo che sia un buon candidato e sono qui a testimoniare con la mia presenza un sostegno che ci sarà sicuramente da parte mia. Ecco, diceva, si parlava di... C'è il sindaco che passa davanti. Si diceva che c'era. Prego, prego. Si diceva che c'era. Non stavo capendo se passava davanti. Che c'era l'asse Padova-Venezia una volta, no? In Veneto. Adesso sembra invece può essere per Vicenza, l'asse si sta spostando verso Vicenza-Verona, forse con Moretti, con varie situazioni a livello regionale. Beh, forse abbiamo sofferto per tanti anni di questo isolamento e adesso forse Vicenza ha saputo esprimere una leadership e ha saputo esprimere delle personalità politiche importanti, credo che quindi sia giusto farlo sottolineare questo fatto. E le primarie come le vede la scelta? È stata decisa di fare le primarie nonostante sia una candidatura forte come Moretti? Ma io sono per le primarie, credo che siano comunque una soluzione che rinforzano le personalità che si presentano alle primarie e che possono portare un valore aggiunto. Sono assolutamente convinto che Alessandra vincerà le primarie e le vincerà in maniera molto convincente, per cui questo rappresenterà per lei sicuramente un importante viatico dal punto di vista politico. Grazie. Stava via. Sì, intanto aspettiamo qualche altro ospite. Qui sta arrivando sempre più gente, dovrebbe arrivare da tutto il Veneto, delle persone per questo appuntamento importante che è una candidata conosciuta a livello nazionale, quindi che fa notizia il nome di Alessandra Moretti che scende in campo per il Veneto. Facciamo qualche domanda. Siamo su cosa, caro? Sulla città di Vicenza. Che è ma legata alla Moretti o legata certo. A... Certo, no, quello ciao. Siete tutti in crisi? Approfittiamo. Io avanzo, avanzo. Aspetta, che arriva anche per te. Si candida anche l'assessore... C'è il tempo ancora per candidarsi o no? No, siamo con l'assessore alla cura urbana di Vicenza, ok qua, e oggi è qui per la Moretti, allora per sostenere la sua candidatura o come Partito Democratico per, in generale? Sì, beh, entrambe le cose, è la candidatura del Partito Democratico per cui sono qui come ovviamente come esponente del partito ma anche come amica a sostegno di Alessandra. Però ci saranno le primarie, quindi ci saranno altre candidature, anche è stato deciso di fare le primarie, come vede questa scelta del partito? Insomma, alla fine io credo che sia anche giusto un confronto, ma penso che non abbiamo timore in questo senso. Certo che quando c'è una persona che palesemente ecco, può rivestire quel compito, non sarebbe neanche tutto sommato sbagliato dare un incarico diretto, però insomma siamo qua per lavorare. Quindi lei era per non fare le primarie? Bisogna utilizzarlo bene, ecco, questo strumento. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio? No, non in questo senso, è che certe volte, lo dico anche da cittadino, certe volte essere chiamato a esprimere un parere va bene, essere consultati, però in alcuni casi sono solo gli iscritti e poco più insomma che si esprimono, ecco. Ok, invece allora parliamo della città di Vicenza, questa nomina, cioè questa candidatura della Moretti porta un po', dicono, l'asse verso, da una volta era Venezia-Padova, adesso invece sembra più verso Vicenza-Verona, può essere questo? Porta dei benefici alla città insomma anche questa candidatura? Io me lo auguro che porti benefici alla città, è proprio così, cioè la sosteniamo proprio per questo, perché finalmente dopo tanto tempo
in cui non avevamo sicuramente dei consiglieri regionali che ci rappresentavano, però ecco, non avevamo poi chance di avere possibilità di dire proprio la nostra, anche per essere in maggioranza, per cui mi auguro che sia questa la volta buona in cui possiamo avere addirittura la presidenza della regione. Grazie assessore. Adesso abbiamo Everardo Dalmaso, è qui per la candidatura della Moretti. Certo, Alessandra. Alessandra è una grande amica, un'amica e un avvocato come me, siamo cresciuti insieme anche professionalmente, quindi ho una massima stima sia come politico che come persona, e quindi sono qui per sostenerla con tutte le forze. E come vede la scelta del Partito Democratico di fare le primarie? È una scelta che poteva anche, secondo me, essere evitata, perché Alessandra è un candidato molto forte ed era giusto spingerla fin da subito, però è anche molto democratica, quindi penso che sia un giusto compromesso, farle anticipate è un giusto compromesso. Però vedeva meglio forse lasciar perdere e puntare su un unico nome? Ma sinceramente non lo so, nel senso io non sono del PD, quindi sono un civico, e quindi penso che siano dinamiche del partito che vanno gestite tra di loro, e trovo che questo qua sia un giusto compromesso. Ecco, per Vicenza invece la candidatura di Moretti potrebbe portare benefici, è un nome? Beh, sicuramente sì, perlomeno è una vicentina che ama la sua città e che si è sempre spesa molto per questa città. Sicuramente l'attuale governatore non è una persona che si vede spesso a Vicenza, e quindi penso che Alessandra potrà fare sicuramente qualcosa di più e di meglio per questa città. Ok, grazie. Stefano Fracasso, esatto, consigliere regionale Partito Democratico, è qui per la Moretti a sostenere, o come Partito Democratico, visto che ci sono state fatte le primarie, ci saranno altre candidature? Come vede, insomma, questa scelta delle primarie della Moretti, della sua discesa in campo? Sono qui per sostenere l'Alessandra Moretti in questa corsa che inizia ufficialmente oggi, e a quale orizzonte il Veneto 2015. Io penso che l'Alessandra sia oggi il miglior candidato che possiamo mettere in campo, e questa volta ce la giochiamo, e proprio per questo credo dobbiamo calare gli assi più alti. Perché anche i cittadini veneti devono capire che ce la mettiamo tutta per cambiare questa regione stavolta davvero. Ecco, ma si dice anche che si potrebbe spostare l'asse, una volta era l'asse Padova-Venezia in regione, adesso si potrebbe spostare verso Verona-Vicenza con questa candidatura. Lei vede come una cosa possibile, o sono cose così dette un po'? Beh, sai, in realtà il Veneto è grande, ci sono quasi 5 milioni di cittadini, e qui bisogna convincere da Pieve di Cadore a Porto Tolle, da Verona a Jesolo, passando ovviamente anche per Vicenza. No, qui bisogna convincere tutta la regione che possiamo dare una svolta nel 2015 e insomma portare questo Veneto fuori da questa idea di isolarsi continuamente, e invece uno sguardo aperto all'Italia e all'Europa. Ecco, ma la Moretti per esempio, lei è da tanti anni, insomma, ormai che adesso è amministratore, adesso anche in Veneto, la Moretti dal punto di vista dell'esperienza amministrativa può avere un po' delle carenze, o come la vede da questo punto di vista? Beh, Alessandra è stata vice sindaco di questa città, che è una città importante in Veneto, ha fatto un'esperienza di parlamentare e adesso ha iniziato anche questa di europarlamentare. Sì, l'esperienza è anche una cosa che si matura nel confronto quotidiano con i problemi. Qui ci vuole anche una visione. Ecco, abbiamo bisogno di dare un'idea diversa a questa regione, e quindi mettere in campo un progetto che sia soprattutto di forza e di speranza, e questo l'Alessandra Moretti può farlo.
Dovrebbe farla girare di qua. Allora. Grazie, grazie. Signora, grazie. Sì, tutto il capitano. Se possibile, sta che colleghi. Sono pronti, va bene? Dai, ci siamo. Così è meno facile no, salire no, dai, dai. Sui gradini. Sì, dovete capire. Grazie. Allora, i sindaci, manino. Ah, ecco, giù, ho capito, insomma. Grazie. Grazie. Salga, salga sui scalini, salga sui scalini. Si metta sugli scalini, sopra. Si metta sopra i scalini, signora. Grazie, gentilissima. Aspetta un attimo, tu si ferma. Aspetta, aspetta. Muoviti come ci muoviamo noi. Sono come una prima schiava. Non lo fai da solo, cosa lo fai? Cosa si fai? Dove sta la cosa? Sono qua. Facciamo un mezzo passo indietro, ragazzi. Io non lo tengo in mano, ma qualcuno me lo tiene perché faccio fatica, ho degli appunti. Allora, scusate. Sì. Non lo conto più. Abbiamo 30 persone, un quarto scritto. Purtroppo il problema è che ma riusciamo a fare due foto prima e dopo fare un po' di intervista? Ah, va bene, ok, foto un attimo e dai. Fate fare le foto magari. Sì, facciamo le foto prima. Sì, esatto. Grazie. Bene. Ok. Le foto sono finite? Circa. Ok. Perfetto, allora chi mi fa la regia un attimo della... dov'è la Bea? Allora. Ecco, allora abbiamo detto Roger prima. Sì, Roger e io chi gli tiene il microfono? Beh, no, dovete passarlo ragazzi, ce lo passiamo. Sì. Questo è il microfono di una TV, non è il microfono sì, per me. È diretta streaming. Siamo tutti passati in ordine. Che noi siamo per lo streaming, Flavio, quindi dobbiamo... Tutto in diretta, Flavio. Via, via, parti. Roger, vai. Vado? Vai. Beh, quale onore e responsabilità. D'altronde il Partito Democratico ha la responsabilità e ha gli occhi di tutto il Veneto, credo. La conferenza di oggi lo testimonia. Io ringrazio Alessandro ovviamente per l'invito da segretario regionale. Sono venuto solo per ribadire alcuni concetti molto chiari che abbiamo stabilito, credo, in maniera inequivocabile ieri sera nella direzione. Quindi colgo l'occasione anche per ringraziare il Partito Democratico del Veneto che si è dimostrato all'altezza della situazione. Siamo venuti fuori da una situazione di tensione, credo, con il percorso migliore. E io colgo l'occasione per ringraziare Alessandra, perché è chiaro che aver sciolto le riserve rispetto a tante pressioni del territorio che sono partite con le raccolte firme dei ragazzi, poi i parlamentari, poi i consiglieri regionali, insomma pezzi ampi del nostro partito, ma anche più semplicemente del nostro territorio, gli hanno chiesto di fare questo sacrificio, di mettersi a disposizione in questo momento così delicato. E io ieri, sentendolo al telefono, insomma, abbiamo trovato questa disponibilità che ci fa piacere, perché andiamo verso delle primarie del Partito Democratico, virtuose, delle primarie che ci prepareranno la sfida vera, che è quella che tutti quelli che sono qui credo oggi vogliono, che è quella di cambiare verso questa regione e finalmente dare un'alternativa ai veneti, che forse non hanno mai avuto fino ad oggi, un'alternativa vera a un governo di centrodestra che ha disatteso molte illusioni create in questi anni, che ha prodotto pochissimi risultati concreti, se non nessuno, e che oggi ha bisogno veramente di essere radicalmente cambiato. Per quello che abbiamo deciso ieri sera è un passaggio fondamentale: primarie e velocità, queste sono le due cose che abbiamo detto ieri sera, velocità e primarie. E oggi siamo qui perché una delle due candidate presenta la propria avventura, la propria disponibilità rispetto con questo spirito.
che lo dico sempre da segretario, che la battaglia vera non è ovviamente fra gli esponenti del nostro partito, partito sempre più coeso, ma la battaglia vera è con il contro il centrodestra di questa regione. Quindi certifico anche insomma la bontà del percorso e la volontà del partito regionale e anche di quello nazionale di esserci in questa partita fino in fondo. Ringrazio Alessandra per la generosità, perché questo posso dire, questo è il termine più giusto da dire in questo momento. E soprattutto chiudo dicendo che quello che deve preoccuparsi al di là di tutto di quello che scriviamo sui giornali è Zaia, che credo dormirà meno tranquillo nelle prossime serate. Io prendo il testimone da Roger e parto anche da due parole che ha detto lui: primarie e velocità. Io sono qui perché sono molto contento che si passi attraverso le primarie, Alessandra passi attraverso le primarie, perché è un bel segnale, e la velocità perché dobbiamo incominciare a dire come vogliamo cambiare il nostro Veneto. Penso che Alessandra, anzi ne sono certo, sia il candidato che vince, che può battere Zaia, per questo ha il mio più grande sostegno. Penso che abbia la capacità di dare una visione diversa di Veneto, il coraggio di mettersi in gioco e l'ottimismo per essere convinto di potercela fare. Quindi sono veramente contento del percorso che il nostro partito ha fatto. Ringrazio Alessandra della generosità di mettersi in gioco, perché ne avevamo tutti bisogno. Mi fermo qui perché penso che la cosa bella sia incominciare poi a parlare di programmi, a parlare concretamente come vogliamo cambiare il Veneto e mandare a casa Zaia, che ormai ha segnato il suo tempo. Sono molto soddisfatto della candidatura di Alessandra Moretti. Qualsiasi team, qualsiasi squadra, qualsiasi associazione, quando vuole sviluppare una competizione con qualcun altro, mette in campo il proprio candidato, il soggetto che è più competitivo, e l'Alessandra è sicuramente il candidato più competitivo che siamo in grado di mettere in campo oggi, un candidato in grado di il lavoro, per fortuna c'è qualcuno che lavora, il Nordest che produce. Ma chissà quanto dura questa cosa qua. Ecco, dicevo, l'Alessandra Moretti è il candidato più competitivo che possiamo oggi mettere in campo. Si tratta di una giovane donna, ma la conoscete tutti, molto capace, qui ne può parlare con grande competenza il sindaco Achille Variati, che l'ha avuta come vice sindaco per un lunghissimo periodo, in grado di amministrare e che per la capacità di comunicare è in grado rapidamente di recuperare quel gap esiste di notorietà che dà un vantaggio a Zaia, unico vantaggio che oggi Zaia ha, perché nella faretra di Zaia frecce non ce ne sono. Non ha vigilato adeguatamente nella regione e all'interno del suo staff ne sono successe di tutti i colori, come è noto, e non ha realizzato nulla. E quindi sarà una battaglia molto bella e molto interessante, perché avremo chi ha delle idee sullo sviluppo del Veneto, chi ha delle idee per affrontare il problema dei giovani e dell'occupazione, e chi non sarà in grado di dire nulla di quello che doveva fare, tranne dar la colpa a qualcun altro. A me fa particolarmente piacere che Alessandra abbia deciso di partire per la sua avventura regionale qui, dalla città di Vicenza, dalla Piazza dei Signori, davanti alla sede del Consiglio Comunale di Vicenza. Qui io le ho chiesto di cappeggiare la lista civica nel 2008, qui abbiamo vinto, malgrado moltissimi dicessero che la nostra sarebbe stata una semplice testimonianza. Qui io l'ho scelta vice sindaco nel 2008. L'ho scelta vice sindaco perché allora dicevo Alessandra ha tutte le caratteristiche che io non ho, e soprattutto è una nuova generazione, rappresentava una nuova generazione per la vita amministrativa della città.
oggi, a distanza di 6 anni e mezzo, 7 anni, voi capirete che per me c'è anche emozione nell'averla accanto a me all'inizio di un'avventura così importante come saranno le elezioni regionali. Oggi lei rappresenta una nuova generazione di amministratori del Veneto, una nuova generazione che, sono convinto, saprà affrontare quei temi, quei problemi, quel sogno anche per il nostro Veneto che non c'è stato in tutti questi anni. Una regione come la nostra, che ha la capacità turistica che ha la forza economica che ha, dovrebbe essere la prima regione italiana, dovrebbe essere la regione che traina lo sviluppo d'Europa, e invece è quello che è, bloccata da tesi assurde. Ce la farà? Ha le caratteristiche, Alessandra? Beh, innanzitutto la ringrazio per essersi messa a disposizione. Voi potete credermi o non credermi, lei era del parere chiaro di restare in Europa, dove i cittadini, tanti cittadini, l'hanno mandata alcuni mesi fa. E siamo stati noi, in tanti, ad iniziare da me, suo sindaco tra il 2008 e il 2013, a chiederle di mettersi a disposizione. Il Veneto, il centrosinistra, l'alternativa a quel modo un po' ammuffito e polveroso leghista di fare amministrazione nel Veneto, l'alternativa aveva bisogno di una faccia e di una mente capace di affrontare i temi e capace di comunicare quei temi, e Alessandra, secondo me, ha tutte queste caratteristiche. Quindi io ti ringrazio, Alessandra, per esserti messa a disposizione, anche di fronte a delle malignità che diranno di te che sei passata dall'Europa alla regione, perché lo stai facendo, e lo so, per amore verso questa terra che è la tua terra e per cercare di dare al Veneto ciò che il Veneto non ha avuto in tutti questi anni. Infine, non è da poco conto quello che la candidata, perché poi insomma sì, si faranno queste primarie, sono convinto che le primarie saranno vinte da Alessandra, tutto il popolo democratico quindi sarà con te, hai fatto bene anche ad affrontare questo tema delle primarie, però partire da qua, sotto la loggia del Capitaniato, che rappresenta il dominio veneziano di una città, ma nel contempo anche la piazza, il luogo in cui ci si trova per gioire o per piangere, una comunità, e ci siamo trovati qua diverse volte, partire da qua è come dire idealmente partire dai cittadini. Alessandra non parte, secondo me, per andare contro qualcosa, ma per qualcosa, per i cittadini del Veneto. E sono sicuro, sono assolutamente sicuro, che qui davanti a noi abbiamo la prossima presidente del Veneto. Mi dispiace tanto per Zaia, ma così è, la prossima presidente della giunta regionale. Ale, forza! Forza Ale! Sii te stessa come lo sei stata in tutto questo tempo, in una certa semplicità, nella capacità di comunicare, di stringere la mano, di guardare in faccia le persone e far capire loro che tu non tradirai. Grazie. Allora, beh, insomma, non è facile dopo Achille introdurre insomma questa nuova corsa, perché qui ho tante persone a cui sono legata non solo dalla stima, ma da profondo affetto. E perché mi candido alle primarie? Perché ho deciso e ho scelto di intraprendere questo cammino. Perché vogliamo vincere, perché voglio vincere questa sfida.
perché voglio che il mio partito, il nostro partito e i tanti cittadini veneti che credono in una vera alternativa possano farcela. E allora mi sono messa in gioco, perché non mi sono mai tirata indietro di fronte alle sfide, neanche quelle più difficili. L'ho fatto non senza dubbi, ma vi assicuro che non ho paura. Posso avere delle, come dire, anche dei sensi di colpa, se volete, nei confronti delle persone alle quali chiederò un'altra volta di starmi vicino, che sono i miei genitori e i miei figli, perché ogni mia scelta comporta delle conseguenze importanti dal punto di vista organizzativo e familiare, questo sì. Ma davvero sono convinta che possiamo farcela, e possiamo farcela solo se saremo uniti, solo se questo cammino che abbiamo voluto intraprendere attraverso il metodo che il Partito Democratico si è dato sin dall'inizio, che sono le primarie, lo faremo tutti insieme, tenendoci per mano. Le primarie sono un cammino collettivo che dobbiamo fare insieme, perché abbiamo bisogno di tutti, perché non ci sono salvatori della patria. Non ci sono figure che possono risolvere i problemi con la bacchetta magica, ma questa sfida la vinciamo se siamo convinti che davvero questa volta il Veneto è contendibile da parte di un partito che ha saputo rinnovarsi, che ha saputo cambiare, che ha saputo mettersi in gioco. E io lo farò con il mio stile, con lo stile e col mio modo che anche ieri ho voluto far emergere. Senza indugi, senza paure, con determinazione, perché in alcuni momenti della vita ti viene chiesto di avere coraggio, e io ho coraggio e ce l'ho perché non potevo non rispondere positivamente ad una chiamata collettiva che è venuta da tante parti, ma prima di tutto è arrivata dai giovani veneti, dai giovani amministratori, dai giovani sindaci, dai consiglieri regionali, certo, dai parlamentari, dalla segreteria nazionale, da quella regionale, ma prima di tutto i giovani. Sono quelli che mi hanno convinta a fare questa scelta e sono quelli ai quali va il mio ringraziamento ora, ma va soprattutto il mio impegno. È ai giovani veneti che io e noi vogliamo mandare un messaggio di speranza. E questa è la parola che dovrà caratterizzare questo avvio, la speranza, ridare speranza ad una terra, ad una regione che è stata fin troppo e per troppo tempo isolata dal resto d'Italia e dall'Europa, nella quale ho l'orgoglio di stare e di rappresentare il miglior Veneto, ma credo che solo noi possiamo farcela, solo noi possiamo cambiare prospettiva. Solo noi possiamo far sì che il Veneto torni ad essere leader, guida di sviluppo, di crescita culturale, di crescita economica, di lavoro per il Paese che ne ha molto bisogno e per l'Europa. Guardate, questa sfida del Veneto è una partita nazionale, perché per il governo di questo Paese è fondamentale vincere questa sfida. Perché il Veneto è ed ha, è una terra, è una regione che dà la prospettiva di cambiamento reale, che anticipa dei cambiamenti importanti, e dal Veneto noi dobbiamo ripartire, guardando con fiducia, speranza e dando idee nuove, ma soprattutto persone nuove, persone pulite, perché noi ai nostri giovani e ai cittadini del Veneto dobbiamo dare una classe dirigente prima di tutto onesta, che sappia guardare in faccia le persone, negli occhi, la pulizia, l'onestà, l'etica di un mestiere. Io lo chiamo mestiere perché ho l'umiltà di dire che questo è uno dei mestieri più faticosi, più rischiosi. Nessuno occupa poltrone, non è nella nostra mentalità dire io occupo poltrone, ma io mi metto a servizio di una comunità, mi metto a servizio di una collettività che ci chiede impegno, che ci chiede serietà,
che ci chiede sacrificio, perché in un momento di grande difficoltà economica per le famiglie, per le imprese, purtroppo anche venete, bisogna dirlo, purtroppo anche venete, sempre di più, noi abbiamo bisogno che la gente abbia fiducia in noi. Ed è la ragione per la quale io ringrazio Achille Variati, lo ringrazio perché lui mi ha dato l'opportunità di conoscere la bellezza, la grande bellezza di questo mestiere, che è un mestiere che può dare molto, che ti toglie anche molto in termini di tempo, di come dire, relazioni, ma che può anche dare tantissimo, perché noi ci mettiamo in gioco anche per gli altri. Certo, c'è una parte anche della nostra attitudine, delle nostre, come dire, attitudini più semplici, però soprattutto noi ci mettiamo in gioco per cambiare, per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. E io ho imparato da lui l'idea di una politica fatta con spirito di sacrificio e con spirito di servizio. Per questo io oggi l'ho voluto qui, perché è tutto partito da questa città, è tutto partito la mia esperienza politica da questo municipio, dove io sono cresciuta per 5 anni, dopo dove ho avuto la possibilità di stargli accanto e dove ho imparato a misurarmi con i problemi e a guardare, come dicevamo prima, i cittadini negli occhi. Perché quando fai una scelta, ed è difficile per un amministratore locale oggi fare le scelte, in condizioni difficili anche da un punto di vista economico, beh, se tu la fai con rigore, con onestà, sai anche motivare quella scelta. Ecco la ragione per la quale io voglio partire da qui, per dire che dobbiamo fare in modo che il metodo dell'amministratore locale, il metodo pragmatico di chi amministra ogni giorno le città, sia anche il metodo con il quale vogliamo governare la regione del Veneto, che è una regione che ha bisogno, che ha voglia di cambiare, a partire dal suo tessuto economico, produttivo, ma non dimentichiamoci mai del suo tessuto sociale e delle famiglie che sono state lasciate sole in questi anni a gestire crisi pesantissime. Penso alle famiglie con difficoltà, la non autosufficienza, la disabilità e i bambini, quindi la scuola, l'attenzione ai servizi, ecco, ai servizi a partire dalla sanità. Ecco, io questo volevo raccontarvi oggi, volevo ribadire le ragioni per le quali in questi giorni il programma lo costruirò, certo ce l'ho in mente, ma non è oggi il momento, no, in cui io vi indicherò esattamente quelle che sono le mie prospettive. Vi dico semplicemente che il programma ce l'ho ben in testa, nei prossimi giorni ve lo racconterò, ma soprattutto lo costruirò ascoltando il tessuto economico, produttivo e sociale di questa regione, e le primarie sono un'occasione straordinaria per costruirlo insieme. Un primo passo per promuovere una grande mobilitazione, una grande partecipazione dal basso e non dall'alto, dal basso, dalla gente, dai territori, dai giovani, dagli studenti e dagli amministratori locali. Grazie. Cosa pensa di Luca Zaia? Luca Zaia ha avuto una grande opportunità e un grande onore, un grande prestigio, quello di governare una delle regioni più belle d'Italia, ma ha mancato una grande occasione, ha perso una grande occasione. Una grande occasione che noi vogliamo restituire. La domanda la farei a voi, che siete degli attenti osservatori dell'ultimo ventennio veneto. La Lega e il centrodestra hanno governato questa regione. Che cosa vi rimane? Quale idee? Quale visione? Quale progetto per il Veneto? Cosa non è stato fatto? Troppe cose non sono state fatte. E noi intendiamo farle e dare una visione e un progetto diverso per questa regione. Se non dovesse andare bene, pensa di restare in regione o cambiare? La prospettiva B non esiste, esiste soltanto l'A. Noi vinceremo il Veneto. Grazie.
nostro partito è un grande partito, è un partito ricco di risorse, ma il mio competitor e i miei avversari non sono i miei compagni e colleghi di partito. Il mio competitor è Luca Zaia da oggi. Mettiamo questa o quella con Zanonato? Mettiamo questa o quella con Zanonato? Riempi il giornale, metti il giornale. Pagliati, no? Sindaco, facciamo una domandina veloce. Prego. Sindaco di Vicenza, allora Alessandra Moretti si è presentata, come le è sembrata questa presentazione? È molto decisa, molto ferma, convinta del percorso che deve fare, e penso che sarà un'ottima candidata. E la scelta di fare le primarie, come la giudica il partito del giro di farle? Bene, si è detto di farle, le si faranno e tutti avranno modo di dire la loro nei circoli e nei luoghi in cui ci sarà il confronto, e dopodiché però bisogna passare alla fase quella del confronto vero con Zaia. Grazie. Ciao, bravo. La domandina. La dubbio ho sentito? Lo scusi a Bietti. Ah, esatto, sì, sì, sì. Ha risposto. Oggi un candidato. Puoi spegnere e accendi il microfono, poi magari poi ti scappa. Ma tanto mi sente? A me. Segretario Vicenza Più TV, e allora la presentazione di Alessandra Moretti come le è sembrata oggi in questo contesto? Ma io credo che non è tanto la presentazione della candidata, è quanto un nuovo spirito del Partito Democratico che va riconosciuto. Con ieri abbiamo aperto una pagina straordinaria con le primarie e con la velocità, quindi consultiamo i cittadini, ma con quella velocità che ci vuole oggi per mettere in campo fin da subito l'avversario al governatore Zaia, che è il nostro obiettivo. Tutto quello che facciamo è un passaggio intermedio, perché l'obiettivo vero del Partito Democratico è cambiare verso il Veneto e iniziare un nuovo piano di governo, perché credo che i veneti si siano resi conto che questi 20 anni di accoppiata Galanzai e di centrodestra non hanno prodotto nessun tipo di cambiamento virtuoso, e credo che la giornata di oggi è il segno di questo cambiamento concreto, nuova classe politica, coraggio nell'amministrare e soprattutto tanta energia che mettiamo in campo. La scelta delle primarie, prima abbiamo sentito un po' di altri pareri di amministratori, qualcuno ha detto che forse è un po' un azzardo, ci voleva una candidatura forte, puntare
su un solo nome, lei da segretario regionale del PD, come la vede l'idea delle primarie? Io credo che abbiamo messo in campo la miglior soluzione nel momento politico che viviamo e anche nel momento del nostro partito. Il nostro partito ha le primarie nel DNA, i nostri iscritti, i nostri militanti si aspettavano le primarie, abbiamo messo insieme anche la velocità accorciando i tempi e credo che quindi abbiamo soddisfatto tutte le esigenze. È un partito democratico, è un partito grande, è un partito popolare che ha tanti dirigenti, noi abbiamo la fortuna di essere in tanti, come abbiamo idee diverse. Poi spetta alla segreteria regionale fare la sintesi, credo che questa sia la miglior sintesi possibile in questo momento. Però faccio l'ultima domanda sui tempi delle primarie, c'è qualcuno invece che ha protestato perché dice troppo tempo per raccogliere le firme e le altre possibili candidate? No, i tempi della raccolta firme non sono cambiati, fra l'altro. Sì, abbiamo ridotto un po' la campagna elettorale. Ecco. Abbiamo ridotto la campagna elettorale semplicemente perché abbiamo la necessità di mettere in campo velocemente il competitore nei confronti del governatore Zaia, questa è la verità. Ma io credo che ci sono i tempi, d'altronde chi si sta spendendo in questi mesi, non solo l'Alessandra ma anche la Simonetta Rubinato, è già alcuni mesi che sono sulla piazza, che stanno facendo incontri e confronti, quindi credo che da questo punto di vista ci siano tutte le condizioni per fare un bel esercizio di partecipazione. Grazie. Il segretario è andato in diretta con voi, pure uguale. Sei streaming. Ah sì? Tutti i streaming, tutto qua. Ci hanno trasmesso da loro. Ah, facciamo un'intervista. Come renziana allora? Come renziana? Sì, lo ero. Sì, lo ero. Sì, lo ero. Come lui? Ecco l'Alessia. È mio, no, è suo, è suo. Ma si sente come dice. Esatto. Facciamo intervista doppia, dai. Prego, prego. Doppia. Ecco lì la telecamera, mettete lì. Spiegatemi cosa dobbiamo dire. È di qua la telecamera, tanto è girato. Ottimo. No, oggi come avete visto questa giornata, la Moretti si è presentata ufficialmente, quindi come la vedete questa candidatura? È una candidatura di speranza, ma anche di certezza, perché Alessandra è una ragazza tosta, sa il fatto suo, conosce bene il Veneto, i problemi, ha le idee chiare, è una bella corsa, però ha tante possibilità di far bene per la nostra terra. È una candidatura sicuramente positiva, è una donna carismatica, è una donna comunque sicura e convinta che sa cosa vuole per il Veneto del futuro. Come giovani amministratori siamo assolutamente felici della sua candidatura e finalmente insomma, la regione è diventata contendibile, quindi è importante avere anche un candidato ed una squadra che fino in fondo sfruttino tutte le possibilità per vincere. Ecco, la scelta delle primarie, come la vedete, la decisione di fare le primarie è un azzardo o può essere un'opportunità in più per arrivare al risultato? Beh, intanto le primarie sono sempre un'opportunità e se i candidati sono più di uno è il sistema giusto per poter decidere in piena coscienza il popolo nostro chi vuole come candidato. È anche un'occasione in più per far conoscere le nostre idee, insomma è una bella opportunità. Beh, le primarie sono sempre state una caratteristica principale del nostro partito, quindi ancora una volta ci dimostriamo aperti e democratici a tutti quelli che vogliono mettersi in gioco. Sicuramente potevamo farlo magari con tempi diversi, siamo un po' arrivati lunghi, però il partito e comunque la popolazione sono sicura reagirà con forza e si presenterà comunque con una presenza importante anche a queste primarie nonostante il poco tempo dell'occasione. Insomma. Grazie. Mattia Stella, diamo la voce anche ai nostri amici. Ciao. Ciao. Facciamo allora. Prego, prego. Innanzitutto, come vedi questa candidatura, questa giornata, questa scelta di Alessandra Moretti di scendere in campo, insomma? Beh, è una chance notevole per il nostro Veneto finalmente per cambiare verso e anche per mandare
messaggi importanti sui diritti, visto che la giunta Zaia, insomma, in questi mesi è stata, in questi anni è stata latitante da questo punto di vista. Ecco, appunto, Mattia Stella, anche presidente dell'associazione Arci Gay, può essere un'opportunità in più, Alessandra Moretti, per arrivare a dei diritti che state cercando e che la regione, ecco, ci dici dove la regione adesso sta mancando nelle scelte per i diritti? Ma sta mancando innanzitutto nella parte dell'attenzione al mondo dell'associazionismo, visto che il governatore Zaia non ha mai avuto incontrare le associazioni. Due, manca attenzione anche rispetto ai diritti nei confronti delle coppie non sposate e anche delle famiglie di fatto, e una totale insensibilità della giunta Zaia proprio nei confronti di tutti quelli che sono le minoranze, insomma. Pare che la sua attenzione sia rivolta solo verso ai poteri forti e un po' meno verso tutte quello che è espressione di un Veneto diverso, ma che è presente e conta. Ok, grazie. Cosa hai detto? Di mettere così? Alla fine la batteria. Vabbè. Invece di dare veramente l'anima per questo risorgere. Niente. Segretario giovanile del PD di Padova. Prego. Allora, di Padova, ma qui a Vicenza, ma sì, si dice che, ecco, forse si sta spostando l'asse in Veneto con questa candidatura della Moretti. Prima parlavamo con altri amministratori. Da Padova come la vedete questa candidatura? La vediamo molto bene, ma non si sta spostando nessun asse. L'unico asse che speriamo si sposti è da Zaia a un Veneto di idee, di contenuti, di sviluppo e di opportunità. La candidatura di Alessandra è una candidatura che può vincere, siamo in molti a sostenerla convintamente, anche molti giovani, ed è una candidatura che unisce il popolo del centro-sinistra, secondo me unisce anche molto altro, mondi civici, mondi sociali, e questa è la sfida che abbiamo davanti e io sono convinto che Alessandra ce la farà. Ecco, dicevi che unisce, ma il discorso delle primarie, la scelta di fare le primarie, come la vedi, la decisione del partito, ci saranno altre candidature, si pensa? Ma intanto ho apprezzato moltissimo il coraggio di Alessandra, che le ha chiesto lei per prima, e ha fatto un gesto di grande coraggio, di grande generosità, è anche opportuno, perché basta polemiche, noi dobbiamo vincere il Veneto, le primarie devono diventare il momento in cui un popolo si mette in marcia per vincere il Veneto. Basta polemica, perché i nostri elettori non lo capirebbero, bene tutte le altre risorse, bene le energie, ma adesso facciamo le primarie e poi compatte andiamo a vincere il Veneto. Ok, grazie. Grazie a voi. Va bene. Oggi siamo in streaming. Scusate. Questo manca la segretaria, ma soprattutto devo parlarti, Boris. Manca la segretaria cittadina del Partito Democratico. E allora come vede questa giornata, questa candidatura di Alessandra Moretti? La vedo come una giornata importante. Importante, che dimostra anche il coraggio della persona, e sono contenta che siamo qua insieme per lanciare una sfida. Sono anche orgogliosa perché in poco tempo il presidente della provincia, Alessandra, che si mette in gioco, dobbiamo dirle grazie, e uno slogan: noi cercheremo di fare meglio. Ecco, ecco, insieme corriamo, siamo abituati a correre per un obiettivo, stavolta è un grande obiettivo. Speriamo di farcela, di essere uniti e proprio di dare qualcosa, di dare una prospettiva ai nostri giovani. E quindi da qua si parte. Ecco, la scelta delle primarie, il partito ha deciso di fare le primarie, come la vede? Può essere un'opportunità, o qualche amministratore prima ha detto che potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, insomma, potrebbe portare delle difficoltà? No, io credo che le primarie siano sempre un'occasione, come tutte le occasioni.
ci sono magari anche gli aspetti più insidiosi. L'importante è che la gente sia convinta che anche attraverso la presenza, il voto alle primarie, si può cambiare qualcosa. Ecco, la fiducia e la speranza a me non mancano, erano anche nel mio programma, in quest'anno ne ho viste tante e speriamo che questa sia fonte di soddisfazione. Ci metteremo a correre da subito, perché la gente è sfiduciata e questo lo capiamo, ma avanti con le primarie che sono un sistema democratico e quindi ne siamo convinti. Ok, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ciao Edoardo. È in diretta. Ecco, siamo già qui, come vede allora Luigi Creazzo, questa candidatura di Alessandra Moretti, questa presentazione che è stata fatta qui a Vicenza. Beh, ottima, e poi tra l'altro Alessandra la conosciamo da anni, è una donna impegnatissima all'interno del Partito Democratico, con delle idee e anche con un approccio alla politica che sinceramente è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati da un po' di anni. Quindi io mi auguro effettivamente che ci sia questo cambio, sia di impostazione ma anche un cambio culturale, proprio di cui il Veneto ha un grande bisogno in questo momento. Ecco, la scelta di fare le primarie del partito, come la vede? Qualche amministratore prima ha detto che potrebbe essere anche una difficoltà in più, insomma, da affrontare. Devo dire che i percorsi pari sono. Se il partito avesse deciso di candidare solo la Moretti, per me sarebbe stato sicuramente un buon punto a vantaggio. Facendo le primarie c'è un dato positivo, che è quello chiaramente di preparare il nostro elettorato, di dare visibilità al messaggio dell'Alessandra e di coinvolgere il più possibile persone, iscritti, elettori intorno alla sua candidatura. Quindi diciamo che sono due strade diverse, ma non per questo una migliore o una peggiore. Ok. Consigliere regionale. Prego. Allora, come vede questa candidatura di Alessandra Moretti, questa presentazione di oggi? Ma presentazione veramente formidabile, fuori dal mio tempo, eravamo abituati a cose più tradizionali, senza essere dissacrante, ma è stata buona. E soprattutto vedo la necessità che a livello di regione veramente arrivino degli amministratori veri. E noi abbiamo tutta una storia di amministratori locali, portiamo già esperienze, ma dobbiamo anche catturare l'attenzione dei cittadini, e di questi tempi la riusciamo a catturare l'attenzione con proposte di questo tipo. Ecco, il discorso delle primarie, il partito ha deciso di fare le primarie, la vede come un'opportunità o qualche amministratore prima ha detto potrebbe essere anche un rischio? No, è un rischio. Le primarie sono uno strumento delicato e ci si può far male. Io da sindaco di Schio ho partecipato alle primarie di Schio, come a Padova sono andate male perché le avevamo sottovalutate. È uno strumento delicato. Da come è nata in queste ultime ore, penso che è un'occasione per mandare un messaggio veloce a chi non gestisce, perché chi è in regione, che è assessore regionale, che è consigliere regionale, che fa parte della maggioranza, ha tutti i momenti, gli strumenti potenti per arrivare al cittadino. Noi invece, minoranza, almeno a livello di dimensione regionale, abbiamo bisogno di avere un momento di entusiasmo che si diffonda in questo mondo di cittadini che ormai crede a poche cose, perché un po' alla volta ha perso i punti di riferimento e la fiducia che aveva, e bisogna ravvivarlo, non prenderlo per il sedere, ma comunque dargli proposte stimolanti che lo inducano a fare la sua parte di elettore. Ecco, prima diceva del discorso amministrativo, non pensa che anche lei è consigliere regionale, no? È stato, e quindi Alessandro Moretti non potrebbe essere forse a mancare un po' di esperienza dal punto di vista amministrativo, soprattutto a livello regionale? Io un minuto fa, quando ho fatto quel discorso lì, sottintendevo questo.
Noi abbiamo una struttura di persone preparate, preparatissime, e lei è molto acuta, vivace. Io nei mesi l'ho seguita e vedevo che su temi di cui non conosceva niente, supponiamo prima di andare in Europa, cosa sapeva? E quindi ho partecipato ad alcune serate prima delle elezioni, poi abbiamo fatto delle serate dopo che è in Europa, e ancora una volta, ma l'avevo già notato che questa è una sua caratteristica, in poche settimane, in pochi mesi aveva già acquisito tecniche e argomenti specifici d'Europa. Quindi non ho dubbi che come è preparato la strutturazione, i militanti del PD e gli amministratori del PD, con questo bagaglio che gli portiamo, lei dovrebbe essere il capo cordata, ma il capo cordata deve solo essere attento su alcune cose, ma è tutta la cordata che deve fare la sua parte, compreso quello che porta la piccozza, quello che ha i medicinali, quindi la squadra, insomma. Esattamente, e lo dico io che nella mia vita ho avuto soddisfazioni molto come amministratore, ma non era merito mio, era merito della squadra, dei collaboratori dipendenti e della giunta, e non tutti i capi sanno rispettare la squadra. Mi diceva un mio sindaco, da cui ho imparato molto, andate avanti voi tranquilli perché per me ce n'è sempre. Ok, grazie. Grazie, gentilissimo. L'ultima. Dove va? Ciao. Ciao, Beto. Te lo ricordi, cara? Mamma mia. Pronti per arrivare? Sta cavando. Sì. No, allora ti chiedo perché votare. Uno all'uno per il mio.